Buonasera, buonasera, benvenuti all'acconciato appuntamento con Anteprima Pescara alle 20.31 su Rete 8 Sport per parlare diffusamente della vigilia Parma-Pescara, ma diamo prima uno sguardo al quadro completo degli incontri in Serie B. Appena scese in campo Foggia e Perugia, naturalmente parziale fermo sullo 0-0, nona giornata del girone di andata. Questa sera l'anticipo, come detto, tra Foggia e Perugia. Questo è il quadro completo degli incontri, nona giornata del girone. Girone di andata, Ascoli Venezia alle 15, Avellino Salernitana domenica, il derby campano alle 17.30. Sempre domani Brescia Novara, Carpi Cesena, Cittadella Cremonese, Entella Empoli invece è il posticipo di lunedì ore 20.30 a chiudere il programma della nona giornata. Foggia Perugia sono in campo da qualche istante per l'anticipo di questa giornata. Frosinone Palermo domani alle 15, Parma Pescara naturalmente domani alle 15, arbitro Baroni di Firenze, stessa cosa dicasi per Ternana Spezia e Provercelli Bari. Diamo uno sguardo anche alla classifica del campionato di Serie B, un campionato davvero molto incerto, finora non ha espresso certezze dopo 8 giornate, infatti tra le ultime 3 e le prime 3 della graduatoria ci sono soltanto 7 punti di distanza, infatti Empoli, Palermo e Frosinone comandano la classifica con 14 punti, Perugia, Cittadella, Venezia e Avellino a quota 13, Bari ed Entella 12, Parma e Carpi 11, Cremonese, Pescara, Novara, Brescia e Spezia 10, Salernitana 9, Provercelli ed Ascoli 8, Ternana, Foggia e Cesena a chiudere la graduatoria davvero molto corta con 7 punti. Allora subito i contributi in esclusiva, andiamo ad ascoltare le parole di Antonio Balzano al microfono di Enrico Giancarli. Avevi dato tutto nella partita con il Carpi e a fine gara avevi detto sono stremato ma felice. Quanto manca a Balzano per essere pronto al 100% con la condizione? Ma avevo già detto che nonostante la fatica comunque stavo abbastanza bene, eravamo stanchi tutti perché avevamo speso tanto per una partita così difficile. Adesso abbiamo una partita ancora più difficile che è sabato, dove dobbiamo cercare, indipendentemente da chi gioca, lo sapete, ho sempre detto questo, dobbiamo cercare di portare a casa una partita importante, difficile, in un campo difficile contro una grande squadra e ci serve per riscattarci dalla, tra virgolette, brutta prestazione di domenica. Pescara squadra giovanissima, Parma squadra super esperta. A tal proposito potrebbe essere utile l'esperienza di Balzano? Questo non lo so, sicuramente abbiamo bisogno di tutti, questo è sicuro, quindi andiamo ad affrontare una squadra molto esperta dove però devi giocarti le tue carte al massimo, quindi indipendentemente, ripeto, da chi gioca bisogna cercare di fare il risultato. Guardiamo il campionato, è un campionato che ha 14 punti il gruppo delle prime, a 7 il gruppo delle ultime, il Pescara è nel cuore della classifica, questo però significa che c'è tanto equilibrio e che potete continuare il vostro processo di crescita senza che nessuna sta scappando via. Sì, è molto equilibrato quest'anno il campionato, penso sia la prima volta dopo tanti anni. Questo ci permette, come hai detto, di proseguire il nostro processo di crescita e arriveremo a trovare la quadratura giusta che serve, perché abbiamo alternato dei risultati positivi a una prestazione e risultato negativo di domenica, quindi bisogna rialzarsi subito. Chiudiamo con una battuta simpatica. Carpi, avevi detto il delfino tatuato nel cuore, poi vediamo che hai tanti tatuaggi. Dov'è il posto per il delfino? Facci devo vedere. Devo trovare un buco per farlo. Se le cose vanno come devono andare, lo faccio. Dunque Antonio Balzano, allora cerchiamo di capire quale potrebbe essere la formazione che sarà scelta da Zeman, il probabile 11 che scenderà domani in campo allo stadio Tardini di Parma, tra poco la presentazione. Intanto vi dico subito che gli assenti sono Bovo, Cappelluzzo, Campagnaro e Proietti, ci sono rientri però importanti, per esempio al centro della difesa i prescelti saranno Coda e Perrotta, Fornaser dovrebbe partire, cominciare dalla panchina, qualche dubbio
Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, perché insomma fino a questo momento Zeman ha alternato diversi elementi, ha prima giocato Crescenzi, tra l'altro facendo registrare buone prestazioni, poi è entrato in scena Zampano, poi Balzano, poi di nuovo Zampano, insomma davvero c'è qualche incertezza per quanto riguarda questo ruolo, ma soprattutto la novità sostanziale rappresentata dalla prima titolare di Leonardo Mancuso, finora ha giocato una manciata di minuti nella gara inaugurale con la Foggia, tra l'altro nobilitata e impreziosita da un grandissimo gol, un lungo infortunio di natura muscolare al quadricipite della coscia. Ora Leonardo Mancuso, lo scorso anno capocannoniere del campionato di Serie C con la Sanmenetese, 25 gol playoff compresi, è pronto, domani dovrebbe, usiamo sempre il condizionale quando si tratta di Zeman, condizionale quanto mai di rigore, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, altro rientro importante in attacco, quello di Capone, dovrebbe rimanere ai margini ancora Ganz, dunque fiducia a Pettinari. Per quanto riguarda invece il Parma sarà privo di Cesare, altro elemento di grande esperienza, per un infortunio, stessa cosa dicasi per Germoni, per guidare invece i centrali della difesa emiliana ci sarà Alessandro Lucarelli, classe 77, proprio per parlare dell'esperienza di questa squadra, 40 anni compiuti lo scorso 22 luglio, da 10 stagioni al Parma, già segnato 2 gol in questo primo scorcio di campionato, però sono previste delle novità soprattutto a centrocampo in attacco, perché ci vorrebbe essere la prima titolare per Siligardi, che è un giocatore di grande fantasia, ex Verona, Livorno, giocatore cresciuto nell'Inter, staremo naturalmente a vedere, ma intanto seguiamo il servizio di presentazione con i probabili 11 che scenderanno domani in campo. Bisogna comportarsi da squadra, manca il movimento senza palla, venuta meno la capacità di smarcarsi, se giochiamo da fermi tipo subbuteo non possiamo ottenere risultati, i ragazzi non hanno ancora chiaro cosa devono fare nonostante i 3 mesi di lavoro, chiedo intensità e di giocare negli spazi, così Zeman al termine della deludente prova con la Cittadella, a Parma dunque soprattutto per questo il primo snodo della stagione, indisponibili Bovo, Campagnaro, Cappelluzzo e Proietti. Mancuso, la novità sostanziale per l'ex San Benedettese, prima da titolare dopo il lungo infortunio. Conferma per Pettinari. Ganz comincerà ancora dalla panchina. Il probabile 11: Pigliacelli, Trepali, Zampano, l'ex Coda, Perrotta e Mazzotta o Balzano in difesa. Koulibaly, Canutè, Brugman, centrocampo in attacco il tridente Mancuso, Pettinari, Capone. Nel Parma assenti Di Cesare, Germoni dal primo minuto. Scaglia, Scavone e Siligardi. L'ex pescarese doc Roberto D'Aversa dovrebbe schierare il seguente 11: Frattali, Trepali, il rientrante Jacoponi, Gagliolo, Lucarelli e Scaglia in difesa. Dezzi, Scozzarella e Scavone a centrocampo davanti Siligardi e Baraie a supporto dell'ex Emanuele Calaiò. Zeman Parma, storia di 30 anni fa, stagione 1987-88, precampionato da urlo. In amichevole gli emiliani sconfissero al Tardini 2-1 il Real Madrid dei vari Butragueño, Mitchell, Hugo Sanchez e Santillana. In Coppa Italia fase a gironi, primo posto con 13 punti grazie ai successi ottenuti contro Monza, Barletta, Como e alla prestigiosa vittoria sul Milan appunto di Sacchi e degli olandesi a San Siro 6-5 dopo i calci di rigore. Il campionato di B comincia invece malissimo, 4 punti nelle prime 7 giornate, una vittoria, 2 pareggi e ben 4 sconfitte. Per Zeman scatta l'esonero, al suo posto Giampiero Vitali che guiderà gli emiliani ad una tranquilla salvezza, 10° posto a quota 38 insieme con l'Udinese. Dopo la buona stagione vissuta a Messina, il miracolo la Foggia dal 1989 al 1994, quinquennio caratterizzato da una promozione in A, 3 salvezze consecutive, ma soprattutto un calcio stellare che nessuno da quelle parti potrà mai dimenticare, come del resto a Pescara nel 2011-2012. Nulla a che vedere con quello attuale, paragone come sottolineato da un po' improponibile, ma il tempo gioca ancora a favore dei biancazzurri.
Questa dunque è la presentazione, ora il secondo contributo in esclusiva. Ricordiamo che il Pescara ha anticipato di un giorno la partenza per l'Emilia. Questo pomeriggio la seduta di rifinitura in mattinata, e i giocatori del Pescara, il Pescara al gran completo, ha visitato gli stabilimenti dell'RA, sponsor tecnico del Pescara ma anche del Parma. Allora, il contributo che abbiamo registrato prima della partenza per l'Emilia, il nostro Enrico Giancarli ha avvicinato Francesco Zampano. Zeman è stato molto chiaro, Zampano, in conferenza, ha detto Parma è un'ottima opportunità, giocatori giovani come quelli del Pescara contro una squadra esperta. Ma sicuramente, loro sono una grande squadra che stanno a fare un gran gioco, e giocano come noi 4-3-3 e niente, stiamo preparando bene la partita, cerchiamo di non commettere l'errore che abbiamo fatto contro Cittadella, cioè di ricevere palle in movimento, giocare triangoli tra terzino esterno e mezzala e niente, essere anche più cattivi. Che è quello che provate in settimana, perché Zeman ha detto anche noi proviamo delle cose che poi la domenica però ancora non ci riesco. Sì, adesso non ci sta riuscendo quello che ci sta chiedendo il mister, ma siamo ancora all'inizio, pian piano, e sicuramente tra un po' ci riuscirà meglio di quello che sta avvenendo adesso. Hai chiarito in una recente intervista quella che è stata la tua situazione, quindi diciamo che dopo l'influenza d'inizio stagione, dopo il problema alla caviglia, adesso Zampano sta bene. Ti chiedo, quanto manca per Zampano al 100% che conosciamo noi, quello che sulla destra in questa categoria è inarrestabile? Ma adesso magari non sto a postissimo fisicamente, ho avuto dei problemi nella caviglia e vabbè, poi ho avuto la febbre, ma all'inizio stagione e niente, io mi alleno sempre al 100%, non volevo manco chiarire, perché non devo rispondere, come ho detto altre volte, ai tifosi, devo dimostrare in campo, dare 100% e far vedere comunque non sto rimasto qua svogliato come la gente pensa e niente. Quanto manca per rivedere Zampano quello proprio al 100%? Quant'altro tempo ha bisogno per arrivare al top della condizione? Ma io non lo so, dipende, se comunque ci vuole anche una certa continuità in campo e niente, si vedrà anche comunque in base anche alla squadra, che magari adesso non ci vengono alcune cose, sicuramente più là ci verranno, non lo so, può essere anche se mi fa giocare il mister sabato, non lo so quello. Ti chiedo un'ultima cosa, Zeman in conferenza ha fatto un'altra analisi molto importante sul Parma, ha detto hanno segnato 5 gol con i difensori centrali, segno che è una squadra che va molto bene sulle palle inattive. Come l'avete preparata questa situazione per limitarli in settimana? Ma noi comunque dobbiamo stare attenti soprattutto sulle palle inattive, perché abbiamo preso anche gol domenica al primo minuto, dobbiamo essere concentrati e attenti. Loro sono una buona squadra, come ho detto prima, e dobbiamo essere concentrati. Così dunque Francesco Zampano, dunque Parma temibile sulle palle inattive, con saltatori di spessore come Gagliolo, lo stesso Lucarelli. Non ci sarà però Di Cesare, che è un altro elemento molto bravo, molto abile sotto questo profilo. Staremo a vedere quello che accadrà, ma restate ancora con noi, c'è la prima fascia pubblicitaria, linea a Danilo Cinquino. Bene, torniamo in diretta dallo studio, anteprima Pescara alle 20.45. Diamo uno sguardo ancora alle schermate tattiche che abbiamo preparato e che avete visto anche nel servizio di presentazione. Abbiamo detto una squadra giovane come il Pescara, soprattutto dalla metà campo in su, contro una formazione molto esperta, qual è quella parmense emiliana. Potrebbero essere per questo determinanti ritmo e intensità, che finora però sono venuti meno. Insomma, abbiamo visto poco ritmo, poca intensità, addirittura non si è vista affatto nell'ultima partita col Cittadella, e parliamo di intensità, quella che richiede, che esige naturalmente il tecnico del Pescara. Queste sono le probabili formazioni. Dunque, abbiamo messo un dubbio a sinistra, Mazzotta o Balzano, ma dovrebbe giocare Mazzotta con Zampano a destra, o magari Balzano a destra, insomma questo è il vero dubbio della vigilia. Coda e Perrotta i centrali di difesa, abbiamo detto Bovo indisponibile, Fornaser dovrebbe cominciare la panchina, tra l'altro Coda e Perrotta rientreranno entrambi insieme, hanno costituito la coppia di centrali di difesa titolari proprio nelle prime partite di questo campionato. A centrocampo Canutè, Koulibaly e Brugman. Un'opzione potrebbe essere rappresentata dall'impiego di Valzani al posto di Koulibaly, e poi davanti soprattutto la novità sostanziale, come hai detto, Mancuso
esploso dal primo minuto insieme con Pettinari, ancora preferito a Ganz, e il rientrante Capone. Diamo uno sguardo anche al Parma, squadra, abbiamo detto, molto fisica, strutturata, non gioca un gran calcio, una squadra che tra l'altro ha accusato una certa anemia in fase offensiva, finora soltanto 7 i gol realizzati dalla squadra di Roberto D'Aversa, in serie utile da 3 turni, 2 pareggi e una vittoria, esterna sul campo del Venezia, nelle ultime 2 partite altrettanti pareggi contro la Salernitana in casa, nell'ultimo turno a Palermo dove in realtà è stato annullato un gol inspiegabile che è sembrato ai più davvero regolare, proprio all'ultimo respiro l'autore Gagliolo, il difensore centrale che poi è una sorta di jolly, lo ricordiamo soprattutto nel Carpi di Castori, Gagliolo e Lucarelli, coppia di centrali con Jacoponi al rientro dopo la squalifica, e Scaglia, attenzione a Scaglia che ha un gran piede sinistro soprattutto sui calci d'angolo e sulle punizioni, Frattali tre pali, poi a centrocampo la novità Scavone rispetto alle ultime partite con Scozzarella e Dezzi tra l'altro di Giulianova, di Colonia Spiaggia per essere ancora più precisi, cresciuto nel vivaio del Giulianova, classe 92, poi davanti l'altra novità Sidigardi dal primo minuto, un giocatore di grande qualità e fantasia insieme con l'ex Calaiò e Baraie, Calaiò ex attaccante del Pescara, classe 82, non più giovanissimo ma ha sempre mostrato una grande confidenza con le reti avversarie, Calaiò che è stato determinante lo scorso anno nella promozione del Parma in Serie B, Calaiò che ha segnato 21 gol in biancazzurro nella stagione 2003-2004. È il momento di andare a rivedere qualche azione del passato, qualche gol del passato, non sono stati tanti i precedenti tra Parma e Pescara al Tardini, abbiamo realizzato questo servizio. Pochi precedenti a Parma, i primi però senza dubbio datati. 0-0 sul neutro di Bologna nel campionato 1947-48, colpo esterno la stagione successiva, 28 novembre 1948, le reti del Pescara firmate da Massoni e Rinaldi. Pareggio 1-1 il 27 ottobre 1974, Serie B. Botta e risposta serato da Olio nel breve volgere di 60 secondi tra l'81esimo e l'82esimo. Nelle immagini, 11 anni dopo, 19 maggio 1985, il Parma si impone di misura, match winner Massimo Barbuti su calcio di punizione, malgrado il successo il Parma retrocede in C, 2 anni dopo, nuovo incrocio 25 gennaio 1987 sulla panchina degli emiliani Arrigo Sacchi, artefice del ritorno tra i cadetti dei crociati, battuti 2-1 dal Pescara di Giovanni Galeone, una delle partite più belle di quella stagione irripetibile che riportò i biancazzurri in Serie A. Rebonato sblocca il punteggio al 55esimo, 5 minuti più tardi strepitosa progressione di Rocco Pagano e grandestro all'incrocio, nel finale il Parma accorcia con Bortolazzi su calcio di rigore. Parma e Pescara tornano ad affrontarsi in Bill, 3 settembre 1989, finisce 1-0 per gli emiliani di Nevio Scala, calcio piazzato, la barriera si apre, decide Fausto Pizzi, primo confronto in A l'8 novembre 1989. Stesso risultato, stesso marcatore, appunto Fausto Pizzi, rete però viziata dal fuorigioco evidente di Minotti. L'ultimo precedente, sempre in A, 30 marzo 2013, partita senza storia, Pescara già virtualmente in B, 3-0, Benaluan, Paletta e prodezza acrobatica del brasiliano Amauri, debuttano Alberto Cerri, non ancora 17enne lo scorso anno in biancazzurro, soprattutto Federico Di Francesco, 19 da compiere, in campo a 4 minuti dall'epilogo al posto di Gianluca Caprari, ma la partita che tutti i tifosi del Delfino ricordano con somma soddisfazione, il 3-1 rifilato in Coppa Italia all'Adriatico al Parma dei vari Crespo, Zola, Cannavaro, Thuram, Chiesa, Dino Baggio e del 18enne Buffon, tre pali però c'era Bucci, allenatore Carlo Ancelotti, emiliani polverizzati, nel primo tempo doppietta d'autore di Ottavio Pallarini e l'immancabile griff di Re Federico Giampaolo. Adrenalina allo stato puro. Can't change it, baby. I'm not the one for you.
Fu davvero una straordinaria serata che abbiamo anche raccontato. Agosto 1996, Pescara batte Parma in Coppa Italia 3-1, il Parma, grandi firme allenato da Carlo Ancelotti. Prima della pubblicità, durante la riunione odierna inerente alla riforma dello statuto della Serie B, con te.it, le 22 società hanno espresso il loro orientamento sulla nuova governance e deciso le date e orari della 18esima, 20esima, 21esima giornata di campionato. Per quanto riguarda la 18esima di andata, si è deciso di anticipare alcune gare all'8 dicembre sfruttando la giornata festiva, mantenendo tuttavia il blocco principale di partite il giorno seguente, mentre la 20esima e la 21esima giornata si giocheranno rispettivamente venerdì 22 e venerdì 29 dicembre in orario serale, ovvero alle 20:30. 20:53, ci fermiamo ancora una volta e poi il gran finale. Torniamo in diretta da studio per questa parte finale di Anteprima a Pescara. Intanto il Foggia ha sbloccato il punteggio nell'anticipo della nona giornata, in vantaggio la squadra di Giovanni Stroppa sul Perugia. Al 13esimo il gol di Gerbo, siamo al 23esimo il primo tempo, dunque Foggia 1 Perugia 0, il gol di Gerbo al 13esimo. Stavamo parlando in generale del Pescara, che non ha ancora una chiara impronta zemaniana. Abbiamo girato la considerazione in settimana a Stefano Pettinari, vale la pena ascoltare quello che ha detto l'attaccante biancazzurro. Si vede sul campo che siamo ancora al 50%, perché dobbiamo ancora capire bene quello che ci chiede e soprattutto riportarlo il sabato, perché durante la settimana cerchiamo di farlo. Poi soprattutto nelle ultime 3-4 partite abbiamo trovato difficoltà nel farlo durante la partita, appunto. Dunque la dichiarazione di Stefano Pettinari, con cui terminiamo questo appuntamento con Anteprima Pescara. Soltanto il tempo per ricordare che dopo la pubblicità, terzo appuntamento con Cuccioli e Campioni, il format interamente dedicato al settore giovanile del Pescara in collaborazione con la Pescara Calcio, in studio naturalmente Mila Cantagallo, ospite d'eccezione Cesare Bovo, che domani resterà ai margini per infortunio nella trasferta di Parma. Ci sarà anche la squadra under 15 del tecnico Felice Mancini, presente altresì il responsabile del settore giovanile Giuseppe Geria, oltre naturalmente all'immancabile Bruno Nobili. Le 20:56, il Foggia è sempre in vantaggio sul Perugia, siamo al 24esimo, al 13esimo il gol di Gerbo, dunque Foggia 1 Perugia 0. Le 20:56 è tutto, grazie e buona serata.